Come prologo di Rutigliano, coinvolti in questa iniziativa di Tesori Nascosti, abbiamo scelto come siti l'antica fornace insieme al Museo del Fischietto in Terracotta, il convento delle suore crocifisse adoratrici dell'Eucarestia insieme alla loro officina di produzione delle ostie ed ancora Palazzo Pappa Lepore, collegato un po' sia alla storia ma a quella che è la tradizione e la leggenda del fischietto. Siamo nella chiesa di Sant'Andrea, nel borgo antico di Rutigliano, a Porta di Bari. È una chiesa annessa al convento cinquecentesco delle suore crocifisse adoratrici dell'Eucaristia. Sono conservate alcune opere d'arte come la grande pala d'altare che vedete alle mie spalle di Giambattista Lama, è un pittore napoletano vissuto tra 600 e 700, allievo del Giordano, e l'Immacolata tra Santi. I due santi che sono ai piedi dell'Immacolata sono Sant'Andrea, appunto, che è il titolare della chiesa, e dall'altro lato c'è San Nicola, che è invece il patrono della città di Rutigliano. La chiesa con il relativo convento hanno da sempre costituito un importante punto di riferimento per la vita sociale e culturale, soprattutto da quando è stato abitato, ed lo è tuttora, dalle suore crocifisse adoratrici dell'Eucaristia. Hanno ereditato la fabbrica delle ostie, che è una delle fabbriche più antiche in Puglia per la produzione delle ostie che servono per le celebrazioni eucaristiche. L'ordine delle suore crocifisse adoratrici dell'Eucaristia è sorto a Napoli nel 1890 grazie a un'intuizione di Suor Maria Pia della Croce, di cui è in corso il processo di beatificazione. Lei ha aperto proprio a Rutigliano la prima casa in Puglia e ha vissuto per molti anni anche qui a Rutigliano. La sua cella volle fosse sistemata in prossimità dell'altare principale, perché trascorreva le notti, lei dormiva non più di un'ora, due ore, in contemplazione verso Gesù sacramentato. In una bottega Figula di Rutigliano ed esattamente nella fornace, antica fornace, unica ancora funzionante a Rutigliano. E c'è il figulo che si chiama Samarelli che opera ancora e utilizza la fornace per cuocere soprattutto le cosiddette pignatte.
puntata di Un tesoro nascosto, perché ci racconta quella che è la tradizione di Rutigliano della lavorazione della terracotta, che si perde un po' nel tempo. Per quanto riguarda invece i fischietti, ormai si utilizzano forni elettrici o a gas. La tradizione del fischietto, che nasce un po', ha diverse simbologie, diverse valenze, sostanzialmente come un giocattolo. Abbiamo la valenza apotropaica, quindi una sorta di portafortuna, e poi c'è quella che a noi piace di più raccontare, che è una valenza d'amore, quindi il fischietto galletto, che ci racconta che è un simbolo e un pegno d'amore. Il Museo del Fischietto in Terracotta è un percorso che ci accompagna, un percorso variopinto che ci accompagna proprio e ci racconta quella che è la vita quotidiana del nostro paese, perché il fischietto racconta tutto quello che può succedere nel paese. Siamo a Palazzo Papaleppo Remoccia, una delle dimore storiche più belle di Rutigliano. È un palazzo che riveste anche un'importanza storica, oltre che architettonica, per Rutigliano, perché è stato sede della cosiddetta burla. Il 28 noi riproporremo proprio quello che accadde l'8 maggio del 1799, la genesi della burla, perché alcuni rutilanesi si radunarono qui in Palazzo Papalepore per pianificare questo stratagemma, questa burla. Il tutto visto attraverso gli occhi di due turisti. L'iniziativa Tesori Nascosti è importante perché sicuramente mette in risalto e ci fa scoprire quelle che sono le peculiarità dei nostri piccoli borghi, dei nostri piccoli paesi, a livello sì storico e architettonico, ma soprattutto di tradizione e folklore.